Cosa metti un po' di la maschera Salve a così. tutti, bentrovati ad una nuova trasmissione, ad un nuovo approfondimento con l'informazione di TV City. Oggi parliamo di gravidanza. Ecco, parliamo di gravidanza con degli specialisti. Abbiamo il dottor Michele Ugliano, specialista in pediatria e neonatologia della Clinica Santa Maria La Bruna. Salve, dottore. Buongiorno a voi e a tutti, buongiorno, buona giornata. Ecco, insieme a lei abbiamo la dottoressa Wanda Attianese, specialista in ginecologia e ostetricia, sempre della Clinica Santa Maria La Bruna. Buongiorno, Buongiorno, dottoressa. Ecco, buongiorno, e ospiti studio abbiamo due mamme che si trovano ad affrontare la gravidanza proprio durante questa emergenza. Abbiamo Valentina Di Simone, buongiorno, buongiorno. e Maria Salve. Teresa Scognamiglio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Eccoci. Allora, quest'oggi vogliamo affrontare un po' il tema della gravidanza sotto vari punti di aspetto. Ecco, ci troviamo in un momento di emergenza, coronavirus. Vogliamo capire come affrontare al meglio una questione che già preoccupa normalmente le mamme che si trovano appunto in uno stato di gravidanza, ma che in questo momento hanno delle preoccupazioni ancora più amplificate. Ecco, io vorrei capire, prima di passare alle domande delle mamme, infatti qui siamo proprio per creare un punto di incontro tra mamme e dottori e specialisti. Ecco, come è cambiato il ruolo del ginecologo in questo periodo? Dottor Ugliano. Allora, buongiorno a tutti. Purtroppo il ruolo del ginecologo e della pediatria, non sarà più per i prossimi mesi uguale a prima. Sono cambiati parecchi protocolli, c'è purtroppo un distanziamento sociale che bisogna attuare per, garantire e preservare la nostra vita per i pazienti e nel caso specifico del nido dei nascituri. Sanifichiamo tutto il sanificabile. E cerchiamo di evitare al minimo i contatti con il mondo esterno. Questo non significa che il neonato, una volta nato, non va visto, va controllato, ma con i mezzi attuali che ci sono della tecnologia. Quindi parenti, amici, fratelli, eccetera, dovranno vederlo inizialmente solo e esclusivamente attraverso i dispositivi elettronici che noi disponiamo più tutti quanti. Ecco, dottoressa, volevo chiedere a lei invece, ci sono mamme che in questo momento devono accedere appunto alle cliniche, agli ospedali, quali sono le misure per i controlli, per i tracciati, quali sono le misure di sicurezza per far sì che questo momento necessario appunto non diventi un problema? Allora, io alle mie mamme, alle mie donne che saluto, ho detto state tranquille, ma state attente. È importante mettere in atto tutte le misure precauzionali. Chiaramente possono accedere alla nostra struttura. Siamo qui se hanno bisogno, ma mascherina, guanti, non in presenza di parenti non necessari e poi seguire tutte le regole della gravidanza, aggiungendo qualcosina, devono stare molto molto attente. Qualsiasi persona che le è vicina potrebbe per loro essere Fonte di un contagio. problema, potrebbe essere un possibile contagio. Allora è questo che loro devono Ecco, fare, devono proteggersi. Mi sentite? proprio Devono agganciandomi a questo proteggersi. argomento, volevo chiedere, dottor Ugliano, così andiamo un po' da entrambi, cosa accade nel momento in cui in gravidanza si contrae il coronavirus? Allora, allo stato noi a Torre del Greco per fortuna non c'è stato ancora nessun caso di mamme affette da Covid-19 che hanno partorito da noi. In letteratura ne abbiamo avuti diversi in Italia, credo una cinquantina di casi, e nel momento in cui nasce una mamma Covid, noi la facciamo anche partorire da noi nella nostra struttura. Il lattantino verrà preso in carico poi da un sistema sanitario adatto proprio per il bimbo Covid, quindi verrà trasferito e farà tutti gli accertamenti del caso. Dico subito però che il Covid non si trasferisce, non si trasmette al lattante, cioè la placenta e il liquido amniotico fanno una forma di reattività al virus e quindi al 99% dei casi il bimbo che nascerà
nascerà clinicamente sano, cioè non affetto da Covid. Purtroppo questa è una patologia che è molto, diciamo, in Italia non è ancora ben studiata, perché è da poco che l'abbiamo purtroppo avuta questa situazione di pandemica, e volta per volta verifichiamo i casi e studiamo i casi, però allo stato qui su Napoli, su Torre del Greco specialmente, non c'è stata una mamma Covid che ha partorito presso di noi. La dottoressa Van Dattenese potrà aggiungere qualcosa sul protocollo delle mamme? Allora, sicuramente è un'infezione respiratoria, e come, diciamo, in gravidanza il sistema immunitario si modifica, e si modifica in alcuni casi, la donna si è visto che in gravidanza in generale è più suscettibile alle infezioni respiratorie. Per cui che cosa succede a una donna che si positivizza? Va studiata, soprattutto se è in gravidanza, va controllata attentamente, e se compaiono nel corso della gravidanza dei sintomi più importanti di una febbricola, di un raffreddore, cioè parliamo di febbre alta, compromissione respiratoria, secrezioni che cominciano a diventare purulente, allora in quel caso sarebbe opportuno segnalare questa cosa se la donna è incinta, perché il sospetto oggi è forte di un Covid, ok? Certo, e questa paziente deve essere sottoposta a tutte le misure precauzionali, prima cosa per evitare la polmonite, perché quello è il problema, cioè bisogna evitare che si arrivi alla complicanza respiratoria in gravidanza. Cioè questo è il punto, evitare che allora, sia adesso questo. Mamme, sintonizzatevi, perché le nostre mamme faranno delle domande che sono nella mente di ognuna di voi, quindi grande attenzione. Partiamo da Maria Teresa, forza. Sì, allora, riallacciandomi al discorso della dottoressa, volevo chiedere, qualora quindi la mamma è affetta da Covid, risulta positiva e quindi ha problemi, patologie respiratorie, ma potrà effettuare la TAC oppure potrebbe essere dannosa poi per il feto? E un'altra cosa invece, visto che siamo comunque in questo momento particolare, anche se non c'è la trasmissione verticale madre-feto, possiamo comunque scegliere di fare, qualora le condizioni lo permettessero, il parto naturale, oppure voi medici consigliate, voi ginecologi consigliate il cesareo in alcuni casi? Vanda, a te. Non c'è, forse... dottore, può rispondere lei, dopo facciamo entrare la dottoressa. Parlo per quello che riguarda l'aspetto puramente neonatologico, per me non c'è problema, una mamma Covid può partorire tranquillamente da noi, io mi carico il lattante, lo controllo in ogni sospetto, soprattutto per la temperatura, e per il distress respiratorio. Ripeto, sono tornata, mi sentite? Sì, dottoressa, sta rispondendo adesso. Parlavamo del parto e del cesareo. Allora, consiglio, mi sono un po' aggiornata, e i dati, come diceva il dottore, in letteratura non sono tanti, perché effettivamente parliamo di un mese e mezzo di studi, quindi in Italia una cinquantina di donne affette. Bisognerebbe rispettare le indicazioni al parto che valgono per una gravidanza normale, okay? Quindi il cesareo, in realtà, dagli ultimissimi studi, sugli ultimi casi, parliamo di inizio aprile, è addirittura in certi casi da evitare se non è proprio strettamente necessario, perché comunque nel sangue materno c'è il virus, ok? E il sangue resta una fonte possibile di contagio per il feto, ok? Giusto. Quindi manteniamo le indicazioni a un parto spontaneo e al cesareo, che diciamo stiamo già seguendo per linee guida nazionali e internazionali, a meno che la paziente non sia gravemente compromessa. Polmonite grave è una indicazione. Riguardo la TAC, la mamma chiedeva qualcosa. La TAC si deve fare, è consigliata se c'è un sospetto di polmonite. Con calma va spiegato alle mamme che è indispensabile, perché se si studiano bene i polmoni, respira bene la mamma, respira bene il bambino. Quindi non si deve avere paura, ma bisogna decidere quando c'è una vera indicazione. Quando c'è indicazione, va fatta. Ok. Passiamo a Valentina. Valentina, puoi porre le tue domande al dottore. Se vuole aggiungere qualcosa, prego. Sì, una donna positiva può allattare al seno? Allora, in questa cosa qui è molto dibattuta. Io personalmente
non la farei attaccare una mamma COVID positiva al seno, perché non è ancora studiato qualche microparticella che potrebbe passare attraverso il latte e dal latte materno passare al lattantino. Io poi farei un allattamento di tipo misto inizialmente, ma questa cosa purtroppo nei punti nascita non è stata ancora studiata, perché abbiamo pochissimi casi in Italia di COVID positivi che hanno partorito, e quindi io direi personalmente perlomeno in 2 giorni di evitare forme di contagio, e quindi evitare il latte materno perlomeno agli inizi, finché poi non si studia bene il caso della mamma. Se si dovesse negativizzare in secondo momento si può attaccare al latte materno, ma io eviterei. Per quello che riguarda il discorso puramente respiratorio, non so se mi sentite ancora. Sì, certo. Volevo un attimo rastrenare le mamme, perché questa patologia è purtroppo grave per la reattività dell'organismo che ha nei confronti del virus. Diciamo che la mamma gravida di per sé ha un aumento dei globuli bianchi fisiologico che combattono meglio questa situazione di reattività, questa situazione al virus, quindi risponde meglio rispetto a una persona che sta in normale equilibrio clinico e rispetto a una persona di 30 anni, di 40 anni che ha una situazione di globuli bianchi normale. Cioè la mamma in gravidanza ha una leucocitosi, e tutto questo porta a una maggiore predisposizione e attività di reattività e di miglioramento verso il virus. Infatti le mamme che il COVID partoriscono hanno nessun tipo di complicanza, quasi sempre passano, vanno bene, vanno in camera e attaccano tranquillamente il bimbo in braccio. Il lattante non ha problemi, ma tutto quello che avverrà dopo spetta a noi, la partita è nostra. Cioè in questa cosa siamo stati abbastanza fortunati, perché la trasmissione non è verticale, il bimbo nasce quasi sempre clinicamente sano e la partita si gioca dopo, extra utero, e quindi dobbiamo essere bravi noi a usare tutti quei protocolli di disinfezione, detersione, e io insisto sul discorso contagio interpersonale, quindi tenere lontane, perché il virus rimane fuori casa, e evitare che il virus venga all'interno, quindi evitare contagi familiari. Perché noi ci chiudiamo tutti in casa, ci chiudiamo in una sala per loro, il virus non entra, ma tutto quello che è esterno può venire dentro. Quindi dobbiamo essere bravi. Dobbiamo essere bravi noi, bravissimi, questo a blindarci, e questo la tecnologia ci dà una bella mano con i device, con i telefonini, con i computer, a blindarci verso il mondo esterno. I primi 3 mesi di allattamento o materno artificiale fanno in modo che il bimbo sviluppi un suo sistema anticorpale, e poi andremo nella fase giusta, perché 6-7 mesi, un anno avremo anche il vaccino, quindi questi lattantini che nasceranno oggi saranno abbastanza fortunati rispetto a noi, che si troveranno in una situazione, speriamo, di ciclo vaccinale, quindi la strada sarà in discesa. Prego, Wanda. Okay, passiamo alla prossima domanda, Maria Teresa. Sì, volevo chiedere se magari, come nel mio caso, ci sono problemi legati all'ipertensione, oppure altre mamme soffrono di diabete gestazionale, quindi ci sono comunque già delle patologie alla base, quindi già dei fattori di rischio. Purtroppo sì. Purtroppo sì, penso l'avete letto, ci sono più rischi dove c'è una patologia della gravidanza, più rischi se c'è una gestosi, abbiamo parlato di ipertensione, parliamo di gestosi, diabete, ci sono più rischi se si contrae il virus di avere complicanze, e quindi si ritorna al discorso di proteggersi, perché tu sei ipertesa, ti devi proteggere più degli altri. Tu sei adesso praticamente quello che, cioè, fai respirare tuo figlio, lo nutri, per cui sei il suo contenitore, ma sei la sua vita. Se tu sei ipertesa, sai di avere un campanello d'allarme più di un altro, perché se contrai il COVID, i dati che poi sono presi più da studi fatti sui precedenti coronavirus, tipo la SARS, cioè i dati che noi abbiamo, in realtà, capite bene, cioè non sono su questo tipo, su questo COVID, perché sugli altri coronavirus, tipo perché la SARS. Questo COVID è una letteratura in divenire, COVID, la stiamo creando in questo momento. Noi la coglieremo tra almeno minimo 6 mesi, ok? Speriamo di non avere tanti altri dati ad arricchirla, però quello che devi sapere è che devi proteggerti, perché l'ipertesi, la gestosica e la diabetica ha più rischi, se contrae il virus, di avere complicanze
chiaramente respira la voce. Okay, quindi dobbiamo fare una domanda, Valentina, poniamo una domanda al dottore. Sì, allora, ecco, perché sono una neomamma, ogni volta che vado in ospedale sto a contatto... Questa è la prima gravidanza? Sì, sì, prima Quanti gravidanza. Quanti mesi? 8. 8, quindi ci siamo quasi, ok. Sì, sì, a fine giugno. E, ecco, poiché quando vado in ospedale sto a contatto con le altre mamme, è possibile che l'ospedale obbligatoriamente ci può fare un test per il coronavirus? Cioè, nel senso, prima di partorire? Anche se non abbiamo sintomi, però sappiamo che esistono degli asintomatici. Parlo io, posso? Sì, sì. Allora, per quanto riguarda la valutazione del paziente, COVID o non COVID, la strada è ancora lunga. Noi, i nostri ammalati che vengono in clinica, per esempio, stiamo facendo i test sierologici immediati che danno un'indicazione di massima se una persona è portatrice o meno. Per quello che riguarda invece il tampone fine a se stesso, in Campania è un po' dibattuta la cosa, la stanno facendo solo a chi ha una sintomatologia molto forte, una febbre forte, a chi ha un distress respiratorio molto forte. Per me è possibile fare dei test sierologici poche decine di euro e vedere e verificare se una mamma o chi sta a letto a fianco avesse già un inizio di malattia o meno con questi kit rapidi. Ma vedrete che questa cosa nel tempo, nei mesi, sarà di routine. Cioè noi combatteremo questo virus sapendo chi ci sta a fianco, chi ci sta di fronte, se è portatore o meno. E questi kit rapidi che stanno uscendo in commercio, alcuni buoni, alcuni meno buoni, ci daranno una forte mano, a parte il tampone. Volevo aggiungere una cosa, volevo aggiungere sul discorso della prevenzione. Questo virus è molto contagioso, ma fortunatamente aggredisce le vie respiratorie ed è molto labile nell'ambiente extracellulare. Che intendo? Se noi riusciamo a usare i normali protocolli di disinfezione delle mani, di disinfezione ambientale e di mascherina, sarà molto difficile che ci becchiamo il virus. Cioè, noi stiamo lavorando, io e la dottoressa Panda, da un mese a Torre del Greco, che c'è un'altissima concentrazione di virus, di porto di mare, facendo scongiuri, allo stato nessuno di noi, nessuno del personale si è beccato il virus. Questo che significa? Vedete come siamo stamattina? Questo deve essere il nostro ABC. Io dico sempre, quando si va a casa e si prende la spesa, si prendono le chiavi di casa, bisogna pigliare anche la mascherina e il pacco di guanti. Deve diventare parte dell'abbigliamento quotidiano, sì, praticamente. Sì, 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 e per la gravida ancora di più, deve stare proprio attenta, deve guardarsi come un qualcosa di prezioso e deve stare attenta a se stessa. Sta guardando solo se stessa, ma sta guardando anche il suo bambino, che dipende da lei, quindi... Certo. Questa cosa non costa molto, ragazzi, perché basta poco. Un pacco di guanti costa 4 euro, una mascherina oramai la si trova e la puoi anche riciclare, si esce, si mette maschera, si mettono i guanti e si appunto. In Lombardia questa cosa non l'hanno capita, l'hanno capita tardivamente. Troppo tardi. Così, incazzature con le mamme. Perché se si usa anche nelle catene alimentari, anche nei supermercati, i normali protocolli di prevenzione, quindi mascherine e guanti, questo non passa, ragazzi, ce lo vinciamo, non ce lo becchiamo, facciamo molto così, ma dobbiamo noi essere bravi a organizzare questo lavoro. Quindi mascherina e guanti. Poche cose. Io volevo inserirmi un attimo con una domanda. Dottore, c'è ancora? Sì. Ok, eccomi. Dottore, dottoressa, rispondetemi, insomma, voi. Volevo sapere, c'è una mamma che non ha partecipato qui oggi, però mi chiedeva di porre questa domanda. È alle prese con l'inseminazione artificiale e dovrebbe essere questa la seconda volta. Ecco, è un momento in cui sarebbe più conveniente sospendere e riprendere fuori da questa emergenza, oppure applicando le norme di sicurezza si può provare anche a cercare una gravidanza in questo modo? Allora, penso rispondo io per questo. Diciamo che in questo mese siamo stati... Tutta la campagna è stata ferma, nel senso che le inseminazioni, le tecniche non sono considerate dei trattamenti o delle metodiche urgenti, per cui non andavano effettuate.
probabilmente da maggio riprenderanno. Beh, io diciamo rispondo come donna, perché non ci dimentichiamo, parliamo di un virus. Il virus, tutti i virus nei primi trimestri, primo trimestre di gravidanza, comunque possono essere abortigeni. Okay. Quindi la madre fa un grosso investimento con un'inseminazione, una fecondazione assistita. Forse, ecco, quando stiamo parlando di linee guida, forse rimandare di qualche mese, non stiamo parlando di 6 mesi, sarebbe conveniente, perché se, diciamo, le percentuali di queste tecniche di fecondazione sono estremamente basse, ok, viaggiamo sul 40-45% di probabilità. Nel caso in cui vada, puoi pensare anche di correre ulteriori rischi, forse far passare questo, ripeto, questo mese sono stati proprio bloccate queste, diciamo, certo, questi trattamenti e queste metodiche non urgenti, però si riprenderanno. Consideriamoci prima donne, ecco, se poi la gravidanza va, far correre dei rischi, forse qualche mese, l'attesa di qualche mese non sarebbe male, per come la vedo io. Ok, allora prima di salutarvi, un'ultima domanda al volo, le due mamme, Maria Teresa. Ok, forse solo proprio praticamente, cioè se si rompono le acque, io indosso mascherina, guanti, corro praticamente in clinica, in ospedale e viene fatto praticamente il travaglio, cioè proprio fattivamente, quindi che cosa succede? Il travaglio viene fatto con la mascherina, dopodiché praticamente... Ecco, tranquillizziamo le mamme, perché molte stanno dicendo andrò a partorire da sola, non ci sarà nessuno, sì, non potrò avere nessuno vicino. Cerchiamo di capire un attimo nel pratico, simuliamo questo momento. Poi vi facciamo parlare della parte, diciamo, organizzativa, anche il dottore Giuliano. Allora, quando rompi le acque, pensa solo che sei una donna incinta che sta iniziando il travaglio, non ti caricare di altre ansie, proteggiti, mettiti la mascherina, vai in clinica, il personale saprà come organizzare il lavoro, ok? Come organizzare il tuo parto. Okay. Sicuramente farai il travaglio con la mascherina, è consigliabile, a meno che avrai intorno a te personale che ti vuole tutelare, avrà la mascherina, a meno che la tua situazione respiratoria con la mascherina non ti crei enormi problemi, farai il travaglio con la mascherina. Per tutte le cose che abbiamo detto fino ad ora, per proteggere prima di tutto te stessa. Certo. Ok? Quindi tu pensa solo che sei una donna che inizia il travaglio. Quindi se proprio farti venire un'ansia, fattela venire per questo, solo per questo, non pensare all'infezione. Vai lì tranquilla, perché sarai gestita bene. Okay. Sarai gestita bene, quindi massima tranquillità e sii lucida nell'avere i dispositivi. Ok? Perfetto, poi perfetto. Chiaramente ogni struttura, nessuna struttura verrai abbandonata. Ok? Perfetto, c'è sempre personale che, almeno da noi qui, amorevolmente si dedica, perché di fronte a noi abbiamo donne sole sostanzialmente. E poi non ti preoccupare, ci sarà modo e non sarete completamente sole. Non so se mi vedete più. Ecco. Grazie, ecco. Dottoressa. Va bene, in bocca al lupo, chiaramente. Perfetto. In bocca al lupo. Giuliano al momento è fuori dallo studio, non lo vediamo più. Intanto, Valentina, poni la tua domanda alla dottoressa e aspettiamo il dottore per un saluto, allora. Come gestire l'incontro tra parenti e il bambino? Ovviamente in questo momento così difficile, sappiamo che nel momento in cui nascerà avremo, diciamo, i parenti che verranno a casa e lo vorranno vedere, ma come devo gestire questa situazione? Dottoressa, prima della risposta vorrei aggiungere, perché altre mamme anche mi hanno posto questa domanda, non voglio essere scortese, non voglio creare problemi in famiglia con i nonni, con i parenti, ecco, come mi devo porre? Fin dove non arriverà il buon senso, arriverà il buon senso. Allora, ritorno al discorso. Nasce il bambino, siete mamme chioccia, non siete più il loro contenitore, ma i vostri figli li dovete proteggere più di prima. Perché? Dentro di voi, ok, siete voi responsabili. Quando sono fuori, sempre voi siete responsabili. Cioè, è sconsigliata questa visita dei parenti. Cioè, abbiamo parlato fino ad ora, si batte molto sulla protezione. Cioè, il papà, voglio dire la nonna, una visita veloce della nonna, del papà, di una persona con mascherina, guanti, ma la visita dei parenti, il corteo dei parenti
è sconsigliato sia per il neonato sia per la madre, ok? E comunque una donna, la puerpera esce da un intervento, da un parto, che può essere parto naturale, cesareo, è sempre un intervento. Per cui proteggete ancora di più i vostri neonati e cercate di tenere i parenti lontani. Questo è il consiglio migliore, tutti i medici lo daranno. Perfetto, dottore. Poi non si creeranno lotte, perché capiranno che lo fate per... Ce l'auguriamo. Diceva il dottore, i dispositivi, ha ragione, i dispositivi, usate tablet, telefonini per poter far vedere. Videochiamate, ecco. Esatto. Dottore, la domanda che le era stata posta era: nel momento in cui partorirò, come comportarmi con le visite, con i parenti, con gli amici che vorranno venire a vedere il bambino? Ecco, la dottoressa ha risposto, se vuole aggiungere qualcosa. Io purtroppo nel servizio, posso aggiungere quello che diceva questa Vanna e quello che dicevo io prima. Il virus in casa non entra, non passa, noi non produciamo il virus rimane fuori casa. Tutto quello che è esterno in casa può essere un veicolo, un vettore, un contagio. Facciamo normalmente, tanto la pulizia, la cucina, l'alcol, non serve a nulla. Facciamo in modo che chi sta all'esterno non venga a contatto nostro o dell'attante, e state tranquilli che il virus non ci aggredisce. Se facciamo le cose fatte bene, in Cina hanno fatto le cose fatte bene, hanno una densità, hanno dei condomini di 6.000 persone, ogni condominio, curare che focolai ci possono stare. Se facciamo le cose fatte bene, con i normali protocolli di disinfezione, lavaggio delle mani e mascherina, non succederà niente. E poi volevo aggiungere quindi condividete questa intervista, così arriverà in tutte le case e tutti sapranno come comportarti, ecco, in questa circostanza, soprattutto per il bene del bambino. È l'unico modo in questo momento per dimostrare affetto e rispetto nei confronti sia della mamma che del bambino. Volevo aggiungere un'altra cosa, chiedo scusa. Siccome il lattante sente la situazione psicoaffettiva e emotiva della mamma, di stare tranquille, di stare serene, le partorienti devono stare in una situazione blindata, nel senso che pensare che a loro non può succedere niente, soprattutto non può succedere niente al lattante. Ringraziando a Dio, i punti nascita stanno attrezzando tutti, chi più e chi meno, con i nuovi protocolli, e vedrete che tutto andrà bene. Però dovete fare in modo che una volta che nasce il vostro neonato, preservarlo dai contatti esterni, quindi preservarlo da quelli che sono i bacini, cugini, parenti. Non è questo il caso, non è questo il momento. Arriveranno momenti migliori, magari l'anno prossimo, fra 5-6 mesi, e ci organizziamo a fare belle feste. In questo momento nasce e rimane a casa. Ok? Perfetto. Perfetto. Allora io vorrei ringraziare tantissimo i nostri dottori, il dottor Iuliano, la dottoressa Attianese, per aver accettato questa intervista, per essere stati ospiti con noi. Ringrazio le nostre mamme. Ecco, abbiamo Maria Teresa, che è la mamma di... Chi c'è in pancia? Giulio, Valentina. Sì. Manuel, a voi il nostro in bocca al lupo. Bocca al lupo. Crepi. Grazie. Grazie a tutti. State tranquilli, state serene, che non succederà niente, andrà tutto bene. Grazie mille davvero, dottori, per il lavoro che state facendo per tutti noi cittadini. In questo momento siete i nostri veri eroi e adesso lo sanno tutti, quindi è bene che venga fuori questo messaggio. Ringraziamo il nostro collega Ciro Gaglione, direttore tecnico di TV City, per averci permesso di essere qui in questo studio virtuale per creare un confronto diretto tra mamme e dottori. Buon lavoro, dottori. Ancora grazie a voi mamme per essere state qui. Buona e per giornata. Ciao, grazie a tutti. Che interessano tutti. Arrivederci a tutti, vi ringrazio per averci seguiti e alla prossima. Oh, sì.